Si è costituito a Taranto il gruppo Mamme e Donne Tarantine contro l'inquinamento. La presentazione si è svolta presso il Parco Archeologico delle Mura Greche. Tutto nasce da uno spirito di coinvolgimento emotivo ed istintivo, di stampo prettamente femminile, intende dare un'impronta di rinnovamento e autonomia decisionale al movimento Create da Mamme e Donne. Allora, noi abbiamo creato questo gruppo prettamente di stampo femminile, che non vuole comunque escludere, come dicevo, gli uomini, ma vuole proprio sottolineare la forza motrice che è proprio nelle donne. Quindi per noi è arrivato il momento di creare proprio dei percorsi di lotta concreti e precisi. Speriamo comunque di riuscire a mobilitare quanta più gente possibile. Vorremmo anche cercare di sensibilizzare gli stessi operai, che devono anche capire che non si può cedere al ricatto occupazionale. Per responsabilizzare di più le mamme, che comunque hanno il futuro dei loro bambini nelle mani, per responsabilizzare le donne, perché possiamo essere una forza diversa, unite insieme, possiamo essere un motore che può andare forte, un motore che veramente spesso non ha paura di viaggiare ad alta velocità. Vedremo come andare avanti, ci modificheremo man mano in base alle persone che si avvicinano, perché non è semplice quando si è in tanti, però dei risultati probabilmente riusciremo a ottenerli.